mopedone è stato investito questa mattina a lungomare di Catania da un furgone che l'ha sbalzato a terra mentre attraversava sulle strisce. Si tratterebbe di un uomo di 89 anni. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente avvenuto nei pressi dell'Istituto Nautico. Secondo il conducente del mezzo, l'uomo avrebbe attraversato sulle strisce pedonali ma senza rispettare il semaforo. A colpirlo lo specchietto del furgone. Sul posto intervenuti i vigili urbani per i rilievi di rito, mentre l'anziano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro in codice rosso. Un pregiudicato agli arresti domiciliari ha tentato il suicidio ingerendo psicofarmaci. È accaduto a Gravina. I carabinieri si erano recati nell'abitazione dell'uomo di 37 anni per notificargli un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania e non lo hanno trovato in casa. La moglie ha riferito di un malore improvviso che lo aveva costretto a recarsi d'urgenza all'ospedale. Qui i militari hanno accertato che il detenuto era stato ricoverato poiché nel tentativo di suicidarsi aveva ingerito barbiturici. Non è in pericolo di vita ma rimane piantonato in ospedale in attesa di essere trasferito in carcere per scontare la pena definitiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di estorsione, rapina e riciclaggio commessi a Catania tra il 96 e il 2010. Era agli arresti domiciliari a Zafferana Etnea, ma ha deciso di andare ugualmente all'ufficio postale di Piazza Aldo Moro nel capoluogo etneo per effettuare dei pagamenti. In coda accanto a lui c'era però il comandante della stazione dei carabinieri del paese, che l'ha riconosciuto e arrestato. Protagonista della curiosa vicenda è il 44enne Antonio Giuseppe Cantarella. L'uomo è stato nuovamente messo agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima. Inaugurato questa mattina dal sindaco di Catania Enzo Bianco il piazzale Rocco Chinnici, l'ex piazzale Asia. Alla cerimonia presente anche la deputata europea Caterina Chinnici, figlia del magistrato ucciso dalla mafia, e i due nipoti, uno carabiniere e l'altro iscritto alla facoltà di giurisprudenza, insieme a numerose autorità e rappresentanti della società civile. La commissione toponomastica del comune di Catania aveva deciso l'intitolazione del piazzale davanti alle ciminiere a Rocco Chinnici il 29 luglio scorso, nel giorno del 31esimo anniversario del delitto avvenuto a Palermo, con un'autobomba piazzata sotto la casa del capo dell'ufficio istruzione e ideatore del pool antimafia. Una targa per tenere vivo il ricordo di suo padre. Sì, ed è un'iniziativa bellissima che Catania, ecco, abbia voluto ricordare un siciliano, come lui stesso diceva, un siciliano autentico che credeva nella possibilità di sviluppo di questa terra e per questo ha dedicato tutta la sua vita ad affermare i valori di legalità e di giustizia, proprio nella convinzione che legalità e giustizia sono presupposto per lo sviluppo del nostro territorio. Presenti anche i suoi figli. È vero, i miei figli sono ragazzi riservati, sentono fortemente i valori che il nonno con il suo impegno ha trasmesso loro, anche se non lo hanno conosciuto, però raramente partecipano a qualche manifestazione proprio perché sono dei ragazzi riservati. Questa volta hanno essi stessi hanno scelto di essere presenti, quindi questo per me è un significato ancora più importante, cioè quel messaggio anche e soprattutto ai giovani che mio padre aveva iniziato andando nelle scuole. Il giorno di Natale insieme a chi soffre, così il sindaco Enzo Bianco trascorrerà la giornata di domani, ad annunciarlo lo stesso primo cittadino che oggi ha rivolto i più sinceri auguri di Buon Natale a Catania e ai catanesi. Voglio augurare a tutti i miei concittadini, ai catanesi, di qualunque quartiere, di qualunque età, di qualunque condizione sociale, un sereno Natale. Natale è una festa religiosa che appartiene al mondo cristiano, ma non è solo una festa del mondo cristiano, è il segno della nascita e qualche volta anche della rinascita. Naturalmente vi auguro di passare un momento sereno con le vostre famiglie, con un sorriso, anche per chi si trova in una condizione di sofferenza, anzi a loro, a chi tra i catanesi soffre di più, perché è malato, perché è in una condizione di povertà, per mille altre ragioni, in particolare un sincero, cordiale augurio. E insieme a un momento di riflessione, in queste festività ragioniamo anche su che cosa ci aspetta per l'anno prossimo, un bilancio di quello dell'anno che si è concluso, sia individuale che collettivo, come comunità, e sperando che il 2015, ma questi auguri poi li rinnoveremo, sia un momento in cui si apre un po' di luce. Come si dice
dalle nostre parti l'antichedra di lusso, perché questa città in questi anni ha sofferto molto e adesso ha diritto di riconquistare una posizione dignitosa. Io passerò il domani, il Natale, con una comunità di persone che soffrono, una carezza con la mia presenza per fare sentire anche a chi non riesce ad avere un pranzo, neanche per il giorno di Natale, un momento di speranza. Lavoriamo per tutti per una Catania migliore. Grazie e mille auguri. Senza tetto hanno trovato posto in alcuni appartamenti della zona di Corso Sicilia ceduti da privati in comodato d'uso a tempo indeterminato all'associazione Accoglienza e Solidarietà. Ad annunciarlo il sindaco Enzo Bianco. Dobbiamo dire grazie di cuore a chi offre un aiuto concreto per i più bisognosi, a cominciare da quelle associazioni di volontariato che stanno lavorando in maniera straordinaria e sono fondamentali per rendere migliore la nostra città. I tre appartamenti nella zona di Corso Sicilia, ha spiegato Filippo Imè, portavoce di Accoglienza e Solidarietà, hanno ciascuno in media 10 posti letto e offriranno soltanto ospitalità notturna con la presenza di volontari. Per il momento non si parla di pasti caldi, ma si sta lavorando anche a questo. In fase di studio anche altre forme di incentivazione per questo tipo di iniziative sociali. I posti letto finora disponibili a Catania per i senza dimora erano in tutto 65, 25 uomini e 25 donne nel centro di accoglienza della Caritas e 15 nel gruppo appartamento gestito dal comune. I nuovi posti letto assegnati, ha spiegato l'assessore al welfare Angelo Villari, sono l'ennesimo bel risultato ottenuto dal Presidio Leggero, la rete di associazioni che fanno parte dell'unità di strada e che si occupa con il coordinamento del comune dell'assistenza ai senza dimora e delle nuove povertà. Pescheria presa d'assalto questa mattina dai catanesi alle prese con il cenone della vigilia di Natale. Scacciate salsiccia ma anche anguilla e agnello. Nonostante la crisi economica, i catanesi restano fedeli alla tradizione e non rinunceranno quest'anno al classico cenone della vigilia e al pranzo di Natale. Lo afferma il Codacons, che ha monitorato la propensione alla spesa alimentare delle famiglie per il Natale 2014. Secondo Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons, le famiglie durante questa festività hanno infatti deciso di tagliare su altre voci di spesa, riducendo in primis i regali, addobbi e spostamenti, ma non intendono contrarre i consumi alimentari tipici del Natale, che appaiono in lieve salita rispetto a quelli del 2013. La spesa media pro capite tra cenone della vigilia e pranzo di Natale sarà quest'anno a livello nazionale di circa 44,6 euro. In Sicilia il dato scende a 36 euro. Solo il 5% opterà per cenoni e pranzi presso ristoranti e locali. Il resto lo trascorrerà a casa con amici e parenti all'insegna della tradizione. Cosa prepara per sé? Prepariamo tutto a base di pesce, baccalà, tonno, tutta sta roba tradizionale. Baccalà come si fa? Ma la ghiotta, parte si fa fritto. Anguille, polipo, baccalà, le classiche pietanze che si mangiano qui a Catania. Quindi vince il pesce? Certamente, sempre. Stasera scacciata. Sei un'ora, accomodiamo con qualche cosa, qualche fettina di pollo, qualche justel, con queste cose qua. Le tradizionali scacciate, quelle non possono mancare, un po' di pesce. Niente di che, siamo in famiglia, quindi niente di che. Tutte queste scacciate come saranno condite? Saranno varie. Faccio la cipollina, poi la tradizionale seghile selvagge con la salsiccia, e tumo e prosciutto, le solite scacciate. Sera ci accomodiamo con una scacciata, un buon nottone. Gente che vanno a Natale, si comprano tutto. E come si possono fare? Arrostiti, poi si possono fare fritti, sott'olio, come vogliono loro. Senta, come sta andando la giornata? Si vende? Sì, abbastanza bene. Senti, invece per quanto riguarda i prezzi, si mantengono uguali a quelli dell'anno scorso? No, un po' più caro. Sera leggerissimi, scacciata, baccalà fritto, sicuramente ci sarà qualche portata di pesce, qualche cosa di frutta secca. È il classico panettone. No, alla tradizione. Sicuramente. Tutti questi peperoni, ecco, come si possono cucinare? Come si devono cucinare? Si possono fare arrostiti, capolatina, tutto si può fare con questo peperone. Melanzane arrostiti. Scacciate, un po' di tutto. A lei? Certo. Alla vecchia maniera? Certo.
Io non sono italiana, non sono siciliana, sono di Malta, ma abituiamo come fanno i siciliani, no? Quindi proprio ha appreso la tradizione, ha imparato la tecnica e stasera la metterà in pratica. Della pasta fino a tutto. Presto a fare la spesa? Stamattina sì, stamattina ci abbiamo pensato un pochino prima. A che ora è venuta qui alla fiera? 9:15, sì. Si fa la spesa, poi? A casa incominciamo a sistemare tutto, impasto il pane per fare le scacciate, poi nel pomeriggio si fanno le scacciate, poi la sera siamo tutti uniti, tutti assieme e ci facciamo il Santo Natale. Ma che va a mangiare, che non abbiamo manco una secchietta, che va a mangiare? Ma che te, dopo qua ci arrivi parlando con lei? Che non c'ho la salata, che si può mangiare da stasera? Scacciate si mangeranno stasera? Sì, qualcuna sì, sì. Fatte come? Quella tradizionale, cioè con la tuma, con gli acciughi, queste, va. Cozze. Vongole, fasolari, cannolicchi, mascolini, gamberi e calamaro. Senta, per stasera? Per questa sera. Fatte come? Al risotto, risotto ai frutti di mare. Giochi, spettacoli e animazione per grandi e piccini. Così il centro di aggregazione giovanile You and Me festeggia la vigilia di Natale in via Rametta, un'intera giornata all'insegna di musica e divertimento per un evento inserito tra gli appuntamenti natalizi organizzati dal Comune di Catania, organizzato in collaborazione con il centro di prossimità Mosaico e il polo educativo Librino Villa Fazio. Due momenti di incontro, la mattina interamente dedicata ai più piccoli con animazione e spettacoli a tema natalizio, il pomeriggio invece dedicato ai più grandi che potranno visitare il centro con mostre d'arte e tanta musica. Un momento di festa per scambiarsi gli auguri e condividere con i giovani del quartiere non momenti di gioia e aggregazione. L'evento è inserito anche tra gli appuntamenti natalizi organizzati dal Comune di Catania. La cooperativa Mosaico anche quest'anno organizza il Natale, quest'anno in collaborazione col Comune di Catania. Abbiamo organizzato una serie di eventi, tra cui questo di oggi, il 24, con uno spettacolo illusionismo, e poi nel pomeriggio ci sarà un piccolo concerto un pochettino per più grandi, quindi cerchiamo di coprire un pochettino tutte le fasce d'età. L'attività appunto prevederà uno spettacolo illusionismo del Mago Tuc, che è in tour qua a Catania. Il prossimo appuntamento con la cooperativa Mosaico sarà invece a Villa Fazio, quindi a Librino, giorno 5 di gennaio.